a due passi dalla Minerva, 3 Store Pavia. Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera. Servizio ReFone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone. E con 3 si è davvero free. Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato. Vieni a saperne di più in Viale della Libertà 6B o clicca a 3storpavia.it. Ieri Carlo Barbieri ha prestato solenne giuramento come sindaco della nostra città, ma quali sono le sue aspettative, le sue speranze per i prossimi 5 anni di amministrazione? Le mie speranze sono che si pensi di più ai vogheresi, visto che lui lo è. Che si faccia qualcosa per la città, per contribuire agli artigiani, al commercio, di fiorire e di dare la possibilità ai giovani di trovare lavoro e non solo ai giovani, anche e soprattutto ai padri di famiglia. Crede che nei 5 anni precedenti questo non sia stato fatto? Credo che la buona volontà ci sia stata, purtroppo non sempre si riesce ad ottenere ciò per cui si lavora. Adesso ha tempo ancora 5 anni e quindi vedremo se insomma si riuscirà a fare qualcosa di meglio. Quindi il suo appello al sindaco è questo, mettiamola così. Sì, e anche un appello al no all'inceneritore, assolutamente. Quello per i bimbi, per noi, per la salute. E la speranza che non rimanga soltanto un argomento di campagna elettorale, ma che la cosa continui, che la lotta continui. No, assolutamente, qui in campagna elettorale si fanno tante promesse, tutti dicono le stesse cose, ma poi insomma le parole volano, sono i fatti quelli che restano. Ma io obiettivamente non spero più a niente, perché dopo quello che c'è stato negli ultimi anni di abbastanza degrado, non ho grandi speranze, cioè mi piacerebbe che questa amministrazione potesse dare una svolta a questa città, specialmente sul piano dell'occupazione, perché ormai siamo diventati una città dormitorio qua. Secondo lei può esserci una svolta da un'amministrazione che è tale e quale a quella precedente? Ho qualche dubbio. Ma il fatto dipende tutto dall'appoggio anche esterno che hanno le amministrazioni, perché se tutti sono d'accordo le cose si fanno. Se già abbiamo un'opposizione che non è d'accordo sull'operato di queste, le cose non si fanno. Rispetto a quanto è avvenuto prima, io mi auguro che Voghera abbia una crescita anche in termini di occupazione, di aziende che si possono insediare qui, quindi spero che vengano incoraggiate in qualche modo queste aziende a svilupparsi e a insediarsi a Voghera. Lei è soddisfatto invece del lavoro fatto negli ultimi 5 anni? Sì, abbastanza soddisfatto. C'è qualche cosa che avrei voluto che succedesse e non è successo, come per esempio l'apertura del teatro sociale. Questo è stato tra l'altro un argomento proprio di punta della campagna elettorale, quindi speriamo per i prossimi 5 anni. Speriamo. Ci crede lei? Ma sperare non costa niente. Per il momento speriamo. Speriamo.